Io credo che bisogna mandare a casa Masi, Garimberti, il Consiglio di amministrazione della RAI, i commissari dell'AGCOM. Sono tutte strutture e organismi che, in quanto di nomina politica e di nomina partitica, in realtà non sono garanti di niente e non sono affatto indipendenti, sono soltanto dei personaggi messi là per portare avanti gli interessi del soggetto o del partito dominante che, in lottizzazione con altri partiti o altri soggetti, si accaparrano il servizio pubblico della RAI. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo da tempo fatto una richiesta formale per chiedere le dimissioni di Masi e le dimissioni di Minzolini. Minzolini, ho detto anche che politicamente parlando bisognerebbe mandarlo via a calci nel sedere, perché quelli che ho scoperto, che ho sentito ieri, l'ho letto sui giornali di oggi. Ieri, non so se avete visto, il Presidente del Consiglio è apparso a reti unificate dappertutto. Ma sapete come è avvenuto il fatto sulla RAI? Vedete qua, io sono qui, lui mi sta facendo la domanda, io rispondo direttamente, e se dico una stupidaggine, l'ho detto e me ne assumo la responsabilità. Berlusconi non stava in RAI, stava a casa sua, si è fatto mandare le domande prima, si è preparato le risposte e si è messo il gobbo davanti. Io faccio finta che guardo voi, ma se c'è il gobbo, in realtà, mentre sembra che guardo voi, sto guardando e sto leggendo, quindi lui leggeva una recita che se l'è preparata, perché evidentemente ha pure paura di rispondere direttamente, immediatamente, col cuore in mano, perché deve costruire la sua domanda a uso e consumo proprio. Allora, la RAI informazione pubblica, perché permette, mentre noi comuni mortali affrontiamo l'informazione qua, io affronto davanti a voi ciò che dico e magari sbaglio a parlare pure in italiano, quello se lo fa 10 volte la risposta, fino a quando appare lì con tutto il capello a posto, con tutto il simbolo come gli pare bene, in pace dietro, la frasetta che con il tono giusto, insomma, non è mercimonio dell'informazione questo, non è compravendita di voto questo, non è, per quanto riguarda Minzolini, scorrettezza istituzionale questa, non è da mandare a casa. Ecco, ma per mandarla a casa, Minzolini, bisogna mandare prima sotto questa maggioranza, e quindi domani e dopodomani il voto, diamogli una valenza politica, anzi, diamogli una valenza scolastico, bocciato a casa.